Non c'è più nulla da fare per Armita Garavan, la giovane iraniana di 16 anni aggredita il 1 ottobre in metropolitana per essersi tolta il velo è stata dichiarata cerebralmente morta. La notizia arriva dai media iraniani che hanno diffuso l'informazione sulle condizioni di salute della ragazza dopo settimane in cui erano filtrate solo pessime notizie. Da giorni infatti la giovane sembrava ormai in condizioni disperate. Ora si parla di coma irreversibile, tanto che la notizia è stata diffusa e poi confermata anche dalla famiglia di Armita. Lo scorso 1 ottobre l'aggressione nella metropolitana da parte di una guardia del treno per aver tolto il velo, poi il trasferimento d'urgenza in ospedale e il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale a Teheran. Da qui oggi fanno sapere che non è possibile fare più nulla. Il regime continua a negare la ricostruzione dell'aggressione e nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che stessero appositamente tenendo in vita la ragazza per evitare lo scoppio di nuove proteste come nel caso di Mahsa Amini. Anche lei è stata uccisa per non aver indossato correttamente il velo dopo essere stata portata in caserma dalla polizia morale. Due giovani donne, un unico, terribile destino.